Buonasera ragazzi e benvenuti nel mio canale Allevamento Amatoriale di Raffaele Esposito. Prima di iniziare con il nuovo video, vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina. Buonasera ragazzi e benvenuti nel mio canale Allevamento Amatoriale di Raffaele Esposito. Beh ragazzi, mentre pulivo le cocorite, che come sapete ho fatto il video che le stavo mettendo in cova circa 10 giorni fa, guardate, la prima coppia, vabbè, mentre guardate, ha buttato già la segatura giù e questo è il motivo che vi dicevo perché va messa la segatura. Controlliamo nel nido. Guardate ragazzi. Ok. Quindi la prima coppia è entrata nel nido. Questo è anche il motivo perché vi dicevo di partire con due coppie dall'inizio. Quindi guardate, li sto pulendo, quindi non fate caso allo sporco, ma volevo far vedere la segatura sul fondo. Guardate un attimo, estraiamo il cassetto e puliamo. Guardate ragazzi, tutta la segatura è uno che è da pulire. Cavolo, va bene. Piccoli errori di percorso. Vabbè, dopo puliamo. Mentre guardate qua, la femmina non c'è, eccola, esce dal nido. E vi volevo far vedere, anche questa era piena al fondo di segatura. E guardate un po', ragazzi, come per magia ha deposto il primo uovo. Sono sicuro che anche la prima coppia a breve deporrà. Quindi, nonostante i 6 dislike del video precedente, mi hanno messo però senza spiegarmi i motivi. La mia teoria va avanti, prosegue e mi dà ragione. Primo uovo, vi dico, coppie formate 10, circa 10 giorni fa. Circa 10 giorni fa. Vi faccio vedere questo video per continuare, diciamo, un po' la saga e farvi capire. Vi aggiornerò quando anche questa coppia qua farà il primo uovo. Intanto questa sembra che già da domani dovrebbe deporre il secondo, quindi me ne sono accorto con un giorno di ritardo, perché come sapete le coco depongono ogni 2 giorni, quindi al giorni alterni. Ma non vi preoccupate, perché sono successi anche casi che ha saltato anche il secondo giorno e ha deposto il terzo giorno. Questo è tutto nella norma, soprattutto se le femmine sono giovani. Beh, ragazzi, che dirvi? Quando i dislike vorranno avere un confronto costruttivo con me e dirmi perché sono stati messi i dislike, e forse la gabbia piccola, lo so, però io volevo dimostrare il fatto che le due coppie, perché bisogna partire con due coppie e non con un'unica coppia. Volevo dimostrare il fatto della segatura e ancora una volta mi dà ragione, ovviamente mi dà ragione perché sono 25 anni di esperienza e sfido chiunque a dire non è così. Io lo dimostro con i video e con i fatti. Quindi, che dirvi? Ragazzi, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, adio!